Ben trovati ad un nuovo appuntamento con Sport in Provincia. Quest'oggi, come, come di consueto, come ogni venerdì, parleremo di paranoto e ci occuperemo della massima espressione eh, paranotistica locale. Ovviamente parliamo di privilegi e cose. E lo faremo con il numero uno delle Giallo Blu, il Presidente Antonio Parisi. Buonasera a tutti, grazie. Benvenuto Antonio. Mm, allora, io, prima di partire con la cronostoria della, del tuo gruppo, della tua squadra, io eh, partirei dalle Final Four. Cioè, dal concentramento che ha visto Recco, Imperia, Plebiscito eh, Padova e Catania contendersi il risultato finale, poi sappiamo tutti insomma, che ha vinto il Recco. Ecco, Presidente, quanto, quanto ha fatto bene fa e quanto fanno bene simili concentramenti per, la, per il movimento locale? Ma Sicuramente è stata un'esperienza molto positiva, sia per la città che per, per le nostre atlete. Eh, anche se poi la nostra pallanuoto non è. La palanota della cosa era una seguitissima, diciamo che abbiamo circa 100-150 spettatori a partita, però questo è stato un momento molto importante perché eh, con la collaborazione della SNC e Federazione che sono riuscite a portare questa final fora a Cilevecchia, sicuramente è stato un evento molto gratificante per la città. Eh, ho, visto, ho visto molta gente di, di Padova, di, di Recco, di, Italia, insomma, di, 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 di Catania, però ho visto pochi, poca gente di Civitavecchia e questo me ne dispiace perché magari doveva avere un risalto più evidente, però diciamo che eh, l'ultima partita, la finale, Recco-Imperia eh, è stata veramente un, una bellissima partita, dove veramente c'era tanta gente, io penso ci saranno state circa 700-800 persone, quindi è stato il suggello a una grande manifestazione. Presidente, eh, io ho visto, onestamente, lo dicevo al, al nostro ospite scorso, Daniele Elisi, ti favo un po' per, per il Catania, Tania Di Mario. Io sono un suo fan eh, storico da anni, eh, meritava realmente questo record? Io ho visto un Catania, eh, gara 1 il venerdì. Uh, molto aggressivo, una buona squadra. Forse, però, nel, nel settore difensivo, compreso il portiere, non era forse all'altezza. Il, il suo parere? Sicuramente quello che dici tu è giustissimo. Anch'io ho fatto la stessa valutazione. Per me, la, partita, la finale è stata: è stata Re Cortigia, che era la prima partita. E se sicuramente il Catania avesse avuto portiere Gigli a, a posto di, di quel portiere piano sicuramente avrebbero vinto. E secondo me avrebbero vinto anche la final four. Ecco, ehm, da Presidente ovviamente numero uno giallo blu, anche talent scout ha visto qualche giocatrice che teoricamente potrebbe interessarle, ovviamente. No, vabbè, ce ne sono tante, però questa gente che viaggia su, su, su budget molto alti non è ancora nelle nostre possibilità. Noi eh, stiamo facendo piano piano dei piccoli passi per vedere se riusciamo a, a gestire il nostro vivaio, poi vedremo andando avanti con gli anni, vedremo un attimino quello che si può, si può fare. Ecco, arriviamo alla Coser, quindi la Privilege Coser, io questo, personalmente il secondo anno, la seconda stagione che seguo le Valkyrie, io così le ho soprannominate, sembra forse un quadro scritto, o meglio, da quando seguo io insomma, la Coser, fase iniziale un po' altalenante, fase di ritorno migliore, però quest'anno cosa è successo? Sono un po' forse bloccate? Quest'anno secondo me, io sono intervenuto due volte con due riunioni, in periodi molto delicati della stagione prima della partita dell'ultima partita di andata con il Cagliari dove poi abbiamo vinto e lì c'è stata una grande reazione. Però io presumo che queste ragazze ancora non hanno ben capito qual è il valore dello sport, cioè io parto dal presupposto da ex giocatore di pallanuoto, quando io non voglio fare i paragoni perché non sono mai belli, però io giocavo per amore, giocavo perché, per passione, perché eh, sentivo eh, proprio la forza che mi dava questo sport e quindi i, i soldi non ci ho mai pensato poi se sono venuti i soldi benvengano però alla fine era l'aspetto vero era la passione e la volontà di cercare di, di arrivare a dei grossi risultati oggi non vedo questa cultura in queste ragazze eh, secondo me il motivo principale eh, per cui sono due anni che facciamo questo girone di andata è quasi drammatico e il girone di ritorno, poi ci riprendiamo. Dipende proprio dal fatto che la, la, da ottobre a dicembre, quando eh, si, deve, si deve preparare eh, la stagione nel miglior modo possibile, si deve eh, fare legna per l'inverno, certo, come si dice, certo. eh, non si allenano seriamente. E per me, questo è un grande, è un grande dolore perché poi. Eh, noi gli mettiamo a disposizione tutto quello che vogliono palestra, piscina, eh, fisioterapisti una grossa organizzazione esatto. alla base. Eh, però poi tra infortuni, eh, tra problemi familiari tra co una cosa e l'altra non si riesce mai a fare questa preparazione eh, nel miglior modo possibile poi si arriva all'inizio del campionato e, e, e ci, poi, ci sono i risultati che poi tutti vedono poi si riprendono e poi si cade eh, nella, nella mediocrità più assoluta, e quindi questo è lo specchio della stagione, praticamente. Ecco, per, per andare eh, sul tecnico, se vogliamo, eh, lo scorso anno eh, c'era Valeria Toscolano in, in vasca nel, nell'organico. Quest'anno ha lasciato più o meno provvisoriamente eh, al centro, al centro buono Martina Mangiola, che eh, in determinate partite io ho visto anche bene sotto ovviamente il profilo tattico. Però cosa è mancato a questa, a questa formazione, sotto il profilo agonistico? Diciamo. Quest'anno quest ci è mancata, a parte Valeria, che secondo me era una pedina fondamentale di questo scacchiere, ma ci è mancata tantissimo Laura Cattaneo, che io ritengo. Una giocatrice molto importante per il nostro gioco. È normale che poi bisogna adattarsi a, a degli schemi dove l'assenza di tutte e due le ragazze eh, poi alla fine eh, latitano. Quindi, eh, secondo me, eh, oltre al discorso della preparazione atletica, c'è da aggiungere anche la mancanza di queste, due, eh, di queste due ragazze che comunque hanno influito molto sul sull'esito del campionato ecco io eh, notavo proprio quando vedevo Laura in, in vasca eh. che è comunque, era, è comunque un elemento che dà profondità alla manovra della cosa eh, nuota quindi sulla, sulle fasce eh, a 5 comunque piuttosto che a 4 vedevo che portava la palla fino praticamente ai 2 metri dando anche profondità alla manovra è di questo avviso anche lei? no no ma diciamo che Laura Cattaneo proviene da, da un papà che ha giocato a pallanuoto. Eh. A buoni livelli, Donzio, che ha giocato a pallanuoto a grandi livelli, che è poi è il suo allenatore, quindi, diciamo che nel suo DNA c'è la pallanuoto. E io, non, non per demerito delle altre, però dico che sicuramente Laura è la più, la più completa pallanuotisticamente perché fa dei gol bellissimi, nuota, rientra. Cioè, voglio dire, è Un una ragazza forse. che nel, nell'economia del nostro gioco quest'anno ci ha mancato tantissimo, cioè, sicuramente per, per, per degli schemi che noi. Negli anni passati facevamo quasi ogni partita. Ecco, ehm, facciamo dei, dei piccoli tuffi dal profilo eh, tecnico al profilo, al profilo natatorio. Quindi confermava che fondamentalmente è mancato un po' in determinate, eh, in determinate fasi del. Ma è normale del... che, che la, la, la preparazione invernale da ottobre a dicembre si svolge prevalentemente sotto l'aspetto natatorio. Poi si gioca anche però le due o tre volte a settimana si nota e quindi se non si nuota con eh, i criteri giusti, se non si nuota con la volontà di, perché nuotare non è, non è bello, nuotare eh, per noi palanotisti è alienante, no? certo. sicuramente lo sarà stato anche per loro, poi magari pensando che loro nell'arco del, del tempo riacquistavano eh, praticamente l'allenamento che avevano perso prima errore grandissimo eh, si adagiavano e poi dopo arrivano i risultati eh, che sono arrivati. A Centro Boa, Martina Mangiola eh, Valeria Toscolano, quanto forse ha eh, pesato quest'anno l'assenza proprio nella, nella fase... No, Martina, Martina, <coughs> Martina, ha da Martina ha da eh. è da lodare perché quando esce dalla vasca ha dato 100 volte più di quello che doveva dare. Quindi, è una ragazza che si impegna, è una ragazza che non, non molla mai, è una ragazza che non protesta mai, eh, commette degli errori, però ci sta, eh, nelle partite ci sta, però è quella che veramente è una di quelle che danno tutto. Per quanto riguarda Valeria, Valeria non, qualche volta poteva fare in momenti di difficoltà, poteva fare il secondo centroboa, però quest'anno abbiamo Rosa Russo che ha cercato un attimino di sostituirla. Eh, peccato che Ecco, come dicevo, eh, lei non si è inserita subito, Rosa Russo, sì. il nuovo acquisto non si è inserita subito nei meccanismi, ha perso un po' di tempo, però adesso sta uscendo fuori prepotentemente e sta dimostrando il suo vero valore. Presidente, eh, Rosa Russo chiaramente il nuovo acquisto della, della cosa, ex Volturno. Si era un po' parlato delle problematiche eh, di mh, gestione della tensione gara da parte de, della, della ragazza. Cioè, in allenamento, ottime prestazioni, performance stratosferiche, molta concentrazione. Poi nelle partite ufficiali forse c'era questo Beh, io, calo di rendimento. Io gli allenamenti non li ho mai visti. <coughs> eh, però nelle partite ufficiali eh, all'inizio non è che mi entusiasmavo. Invece in queste ultime partite, diciamo, da tutto il girone di ritorno, eh, fine andata e inizio del girone di ritorno. Veramente ho capito che è una giocatrice che vale, una ragazza su cui si può contare, è una marca bene al centro, tira, insomma, è una persona che a noi mancava. Peccato, ecco, come ripeto, senza due calibri di Tuscolano e di, e di Cattaneo, sicuramente eh, abbiamo risentito di queste due assenze. Presidente, ehm, per, per quei pochi telespettatori che non lo sanno, lei ha scritto la pallanuoto locale, nazionale e ovviamente mondiale. Stiamo parlando della la grande squadra dell'SNC del 75, Parisi, Antonio, Forcella, Simeoni, Del Duca, compianto Marco Galli. Voi eh, vi allenavate diciamo, in condizioni non ottimali: gli anni erano quelli che erano, insomma, gli anni eh, 60, 70, insomma, ecco, anche dal punto di vista um, logistico e strutturale. Queste ragazze, queste nuove leve, non solo femminili ma anche maschili, hanno forse eh, grandi disponibilità eh, infrastrutturali, però cosa manca? Forse la determinazione? C'è troppo? Ci sono troppi allenatori? Eh, qual è Se... quella, quella via, secondo te, la ragione per, per la quale non ci sono più quei risultati che avete voi? Secondo me è la fame di mm, cioè noi... Noi eravamo capaci di stare in piscina 5 ore al giorno dopo gli allenamenti perché avevamo sempre da imparare, forse però i tempi erano diversi, non avevamo tutti eh, gli hobby e, e le grazie di Dio che oggi hanno questi ragazzi o gli altri interessi che hanno questi ragazzi. E noi per andare ad allenarci ci spostavamo a Roma, per andare a giocare eh, andavamo a giocare a Roma. Noi a febbraio fine febbraio, primi di marzo, iniziamo a giocare nella vasca scoperta della SNC, quindi magari con l'acqua che si rompeva la caldaia eh, una volta abbiamo giocato la prima giornata di campionato col il Mameli, con l'acqua a 17 gradi, quindi voglio dire e fu il, il battesimo del portiere del Mamela, Veraimo, che poi è stato un grandissimo portiere Giovanni Veraimo esatto. quindi sì. eh, voglio dire eh, però noi amavamo que, questo sport, noi eh, non c'erano soldi non giocavamo per passione, per amore per, per portare il nome di Cirecchia in tutta Italia e poi siamo riusciti a portarlo anche fuori dell'Italia quindi... eh, Presidente, mi perdoni se la interrompo è possibile eh, dal punto di vista, facendo anche una critica generale, che c'è troppo cioè troppe distrazioni tra virgolette, o meglio eh, troppo benessere, non ultimamente ovviamente io parlo degli ultimi, magari 10 anni, 15 anni troppe cose, troppi orari, troppe distrazioni, tra virgolette, e quindi eh, la paranoia che è un... Eh, diciamo che non è lo sport che va per la maggiore in Italia ne ha un po' risentito. Ma io... Magari avevate quel passo anche di disponibilità temporale, piuttosto che ovviamente la determinazione e il talento, però è una ipotesi percorribile questa. Cioè... No, oggi, oggi eh, lo sport, io parlo in tutti i sensi, oggi secondo me eh, c'è anche un aspetto... Che prima noi non conoscevamo i genitori, i genitori oggi sono dei protezionisti all'infinito, cioè difendono sempre i loro figli, eh, in uno sport di squadra poi quando stanno insieme parlano bene l'uno dell'altro, ma appena uno si allontana si comincia a parlare male perché quello il portiere non vale niente, quello l'attaccante non fa mai gol, cioè, ecco, poi serpeggia anche tra i ragazzi, no? ma secondo me manca veramente a, a questi ragazzi manca la cultura dello sport come è un, è un difetto che io eh, contesto anche alle mie ragazze cioè voglio dire eh, immergersi eh, nel contesto eh, dello sport nel vero senso della parola e oggi secondo me si è perso rispetto agli anni in cui giocavamo noi e, e non voglio parlare di soldi perché poi i soldi eh, vengono se tu arrivi a certi livelli, no? però secondo me manca proprio la cultura sportiva. Oggi si fa sport inizialmente per, eh, per fare il fisico no? per, certo. per eh, educare il fisico. Poi appena uno inizia a nuotare, eh, comincia a fare il nuoto e i genitori già con i niconometri in mano. Poi se passano la palla al nuoto, eh, i genitori. Si mettono a contestare le scelte dei tecnici, quindi ecco, è un, è un sapere di tutto quando poi alla fine eh, si deve avere fiducia nella società, nel presidente, nell'allenatore. Se tu consideri che queste ragazze, secondo me, hanno il migliore allenatore della 2, Fabio Cattaneo. Esatto, Fabio Cattaneo, io penso che eh, uno che ha giocato la pallanuoto ad alti livelli, uno che ha notato. Uno che ha il brevetto di allenatore può allenare qualsiasi squadra anche in uno maschile. Certo. Io penso che non ce l'abbia nessuno un allenatore così. Però anche lui purtroppo tante volte non riesce a farsi seguire, e questo secondo me è un problema. Perché la donna è veramente difficile da gestire, è... l'uomo forse è un pochino diverso, la donna è un po' più difficile. Perché, Perché contenziosi. Appavare... Sì, quando tu vai a parlare <ride> con una ragazza se assorbe il colpo, si mette a piangere, quindi tu non puoi infilire, non puoi dire certe cose, devi andare sempre eh, certo. con le dovute cautele, quindi ecco, diciamo che si creano queste situazioni che poi alla fine, eh, voglio dire, si pagano, capito? quindi eh, questo è quanto. Presidente, eh, parlando proprio qualche giorno fa con Fabio Cattaneo, Passiamo un secondo, ovviamente, dalla Serie sì. 2 alle under 17, 17 e under 19. Eh, stanno facendo molto bene. E eh, mi diceva Fabio che state eh, portando avanti un, un discorso, una situazione natatoria, tra virgolette, cioè prendete queste ragazze da piccole, in tenera età, tra esatto. per portarle avanti e seguire nel processo natatorio e panautistico. Beh, eh, abbiamo avuto grandi successi il 20 e il 21 giugno. Le Under 17 andranno a Catania a fare le semifinali per il titolo nazionale, eh, le Under 19 mi sembra il 18 luglio, la stessa cosa a Napoli, quindi penso che sotto l'aspetto societario eh, diamo la possibilità a tutti di emergere. Quindi, eh, Vi state comunque impegnando siamo, molto, affinché... stiamo esatto, crescendo, certo. speriamo che da, da queste ragazze vengano fuori i 4 5 6 elementi per il ricambio generazionale ecco arrivo proprio a un punto secondo me molto importante la prossima stagione ovviamente tra poco parleremo dei, dei play out ci cioè aggiorneremo la situazione della coser degli ultimi giorni ehm, è ancora un po presto per parlare della prossima stagione oppure avete già in mente qualche proiezione no, di formazione è troppo presto perché da domenica iniziamo i play out con la prima partita qui a Cirecchia, poi giovedì 14 andiamo a Catania. e Se riuscissimo a vincere lì, eh, ci siamo salvati. Quindi, eh, se no, se perdiamo, bisogna fare la terza partita qui a Cirecchia giovedì eh, domenica 17. Che lì diventa veramente una gara eh, che non si sa l'esito finale perché verrà a mancare. Formazione rimaneggiata. Diciamo. Formazione rimaneggiata: portiere è già nel Fraticelli che. Eh, ha vinto un, una borsa di studio, va in America. Deve partire quindi deve partire il 17. e Quindi eh. dovremmo fare a meno di lei. Io spero che dopo tante delusioni e amarezze di quest'anno, spero che in queste due partite tirino fuori gli attributi come non mai e dimostrino che eh, siano una squadra vera. Perché eh, Gifa Palermo 10 punti, noi 18. Punti, 18. Insomma. Ecco, Presidente, volevo arrivare a questo. A questo punto non me ne voglio il Palermo, squadra buona, io l'ho anche scritto onesta, ha delle giocatrici abbastanza interessanti, ma sulla carta eh, e anche in vasca, anche lo scorso anno ho avuto modo di poterlo vedere, non c'è eh, diciamo, termine di, di paragone. Cosa ovviamente molto più compitiva, molto più forte. Quanto però può pesare, questa è la mia domanda, dal punto di vista eh, mentale, arrivare a questi eh, playout con una formazione un po' rimaneggiata, se vogliamo, e poi con la coscienza di aver disputato un, un campionato comunque con delle singole prove, purtroppo altalanti, però ottime. Promo, gestore, sta Roma per la nuoto. Io penso che la pressione sia, sia grande verso le ragazze, perché comunque vanno a giocarsi in due partite una stagione e loro devono sapere, anzi sanno, che se va male si ritorna in Serie B. Quindi ritornare in Serie B vuol dire ricominciare tutto da capo, eh, non so quanta gente potrà continuare la Serie B, bisognerà fare degli innessi. Io mi auguro che questo non avvenga perché comunque eh, ci sono tutti i requisiti per fare bene. Ecco, ehm, Presidente, come ha giocato questa cosa con la Promogest? Io ho visto Promogest in casa, ho... Ho avuto insomma, delle emozioni fortissime nel vedere ah, concretizzata quella pallanuoto che fondamentalmente un, termine, un, po', un po' tutti si aspettavano. A parte mancavano 4 ragazzi, al termine, del, eh, al termine della, del secondo tempo, perdevamo 5-2, poi lì, evidentemente, c'è stato un calo psicologico da parte di tutti e abbiamo preso una caporetto però secondo me non è no, un cosa... presidente eh, no no scusi io mi, eh, mi riferivo prima di arrivare al 14-2 eh, ah, del, 14 della, del ah, promo gestandata ah, andata, ecco, andata, per ah, fare un parallelo hanno tra... dimostrato hanno dimostrato di avere gli attributi a ritorno no eh, forse, eh, la migliore... è ecco, sì. eh, forse è quella forse la migliore cosa no, poi... io io l'ho vista meglio con, con il Racing dire la verità col Racing mi sono piaciuto di più perché col Cagliari abbiamo rischiato anche di pareggiare con il Racing invece Nonostante sia una buonissima squadra, veramente abbiamo fatto una, una grande partita. Antonio, eh, con il piccolo intervallo, Roma-Palla Nuoto con il nodo arbitraggio. Ecco, Adesso <ride> abbiamo un altro. No, ti do una bella notizia se ancora non lo sai. Sì. Eh, I playout saranno arbitrati da due arbitri. Ah, ecco, finalmente in anteprima. Qualcosa, qualcosa. Si sta muovendo. Con, eh, le mie litigate come dite voi con Petronilli, certo. eh, forse si è riusciti a capire si è riusciti a capire che eh, anche la a 2 essendo nazionale ha bisogno di due arbitri che poi Quindi. Antonio eh, secondo me è un discorso più che logico eh, anche perché eh, la serie 2 è l'anticamera della della massima espressione paranotistica, quindi eh, non vedo come eh, una gestione singola possa dare quel, 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 quel rifaccio, passo professionale. Scusa, sì, io mi per... rifaccio um, durante la Final Four, mi sono trovato sulla terrasse questo annoto Cilecchia con, eh, con Roberto Pedronilli e Fabio Conti, allenatore nazionale di Bollanota Femminile. E Pedronilli, disegnatore. Presidente degli arbitri. Sì. Parlavamo de, degli arbitri e. e a domanda di Fabio Conti a, a Pedronilli, come mai quest'anno in uno femminile non è successo niente? E lui ha detto, è rimasto imbarazzato, Fabio Conti si è risposto alla sua domanda, perché c'erano due arbitri. E passa è finita la storia, voglio dire. È uno sport che non si può, perché quando l'arbitro va verso la porta avversaria non vede quello che succede dietro, col secondo arbitro si vede. E quando l'arbitro va davanti da solo non potrà vedere mai quello che succede e magari girando si vede un gesto di eh, una gomitata, certo. un, un gesto di reazione, magari era stata quell'altra prima a iniziare e quindi magari va fuori quello che non meritava, ma apposta diventa fondamentale il secondo arbitro, pure perché si aiutano, magari uno opta verso la decisione sbagliata dell'altro. Quindi ecco, diciamo che secondo me è fondamentale. Presidente, eh, la. Gestione e giudizio parte di una commissione, eh, come funziona? Io Le parlo un po' da profano, o meglio, eh, funge questo sistema? Perché io ho, ho visto dal punto di vista pratico che diversi, eh, diversi arbitri eh, continuano ad arbitrare, eh, anche, anche portando avanti direzioni ho fatto, ass assolutamente... Ho fatto, anche, ho fatto anche questa proposta davanti ai disegnatori arbitrali, durante la Coppa Italia di 5-6 mesi fa che ho civile vecchio ho parlato proprio con i disegnatori. E loro mi hanno assicurato che se io facevo una lettera dove richiedevo eh, insieme alle altre società il doppio arbitraggio o il commissario, io non vedo perché l'arbitro deve giudicare il nostro allenatore, le mie atlete, e non vedo perché nessuno deve giudicare lui. Chi dice che lui ha arbitrato bene? Certo. Chi, cioè, se non c'è qualcuno sopra di lui che lo può giudicare, è tutto vanificato. No? È la domanda che ci siamo un po' posti tutti, anche perché io eh, se non vado errato. In altre categorie, anche giovanili, c'è questa, questa commissione giudicante. Sono, non vorrei dire un'eresia, però è presente. Mi sembra in determinate giovanili eh, una commissione giudicante. E non capisco perché in A2 non, è, non esista. So, questi sono i, i classici storici capire, misteri italiani. No? Io posso capire: una Serie B, una Serie B nazionale, uomini, donne, pop, però una A2 nazionale dove si spendono fior fiori di quattrini, innanzitutto per ogni partita. Ogni partita bisogna pagare 150 euro, o fuori o a casa che sia devi pagare 150 euro. I viaggi che fai in aereo, cioè, noi spendiamo tantissimi soldi, poi ti devi aspettare dal giudice unico le multe. Noi quest'anno abbiamo preso 1000-1200 euro di multe, ma per cose che forse l'unica cosa. La partita a Roma con, con la Roma che vinciamo 6 a 5, ecco, è un arbitraggio scandaloso. Forse il peggior arbitraggio. Esatto ha dato una, una brutalità perché una, una ragazza della Roma ha simulato che poi aveva degli attacchi di panico, non è stata toccata e lei ha dato brutalità, abbiamo preso 250 euro di multa, abbiamo preso addirittura 60 euro di multa per il pubblico che era tutto di Roma perché, presidente, prima dell'attacco di panico ehm, ci mancherebbe in, davanti a queste pro problematiche fisiche, nemmeno, nemmeno eh, entriamo in merito, però prima di, di quell'accadimento non aveva dato la squalifica nel senso, ha aspettato l'evolversi della situazione per poi dare. No, no, la... no. Prima, prima ha, ha, ha dato l'espulsione. Io eh. c'ero, ho visto perfettamente Quindi, ecco. lo qua. Prima ha dato l'espulsione con sostituzione, ha fatto tre metri verso il centro del campo e ha dato brutalità. Non so per quale motivo, ma evidentemente perché ha visto questa ragazza morente. E allora invece non aveva niente, perché poi è a giocare immediatamente, quindi una scena fantastica, lui ha boccato, quindi ci ha toccato rigore, giocava per 4 minuti con un uomo in meno e secondo me lì è stata la svolta forse negativa, negativa. perché noi quella era una tro... partita che si vinceva tranquillamente. Ecco, forse la più bella partita fino a un minuto e mezzo alla fine del terzo tempo è stata quella che hanno per, una per, per giocato alla grandissima. Antonio, rimane un po' l'amaro in bocca, perché io ho visto, tra virgolette, ancora tutto è da decidere, io mi riferisco ai 18 punti attuali della, della cosa. io ho visto giocare mh, le ragazze da quel poco che, che capisco della Palondo, ho visto una, una squadra che comunque a tratti aveva un passo, quel passo per poter comunque competere con formazioni, come promo, come... Io ho, sempre, io ho sempre detto che la nostra squadra se la può giocare con tutti, e poi certi risultati, a parte poi eh, quello che poi succede in determinate partite, ma è la dimostrazione è che noi non abbiamo mai subito, a parte Cagliari 14-2, che quella non fa testo, però eh, voglio dire abbiamo sempre giocato a pari con tutti, abbiamo vinto con la qua, qua prima classifica, abbiamo vinto qua la terza, con eh, la seconda ci è stata rubata la partita a Roma, eh, cioè, quando noi siamo bene, quando la squadra sta bene… Certo non tante volte sta bene perché fa pochi punti, però quando sta bene, secondo me è una squadra che non ha problemi con nessuno. Prima di arrivare, Antonio, brevemente alla fase di, eh, dei playoff 14-2, il ritorno della, della promo Giassa Cagliari che ha, ha dato il ben servito. A, a Leggiallo Blu, cosa è successo? Un calo mentale? Perché in altro modo non si può spiegare. Nel sì, senso, sì, hanno mollato, hanno mollato eh, però mi conforta pure il fatto che il Posillipo ha perso il Posillipo ha vinto 7 a 1 con Cifra Palermo. Che facendo la proporzione tra Posillipo e Cagliari, è a dimostrazione che comunque i 7 gol presi da loro avendone fatto solo uno, eh, diciamo che alla fine poi. È confrontabile con il 14-2 che abbiamo preso noi, quindi mi da questo mi dà molto coraggio. Un mm, generale equilibrio sono tra questi risultati playout. Come deve giocare questa cosa, ovviamente al massimo. Deve giocare come sa, deve giocare come sa, deve, devono sapere che siamo superiori e, e che comunque. Dobbiamo portare a casa la prima partita e poi andare a giocarci tutta a Catania il giovedì 14, ecco perché forse il, 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 il Palermo gioca un po' più tranquillo. Perché 10 punti. Più di tanto, non ha detto a questo campionato, e magari è forse questa, sì, l'arma in più. Secondo me c'è una differenza tecnica non è Insomma, quindi, voglio dire, eh, se, eh, rispettare sempre, ma avere paura, mai quindi. No. De, eh, detto da, dire... detto da, dal campione che è lei, no, no, noi lo prendiamo da, assolutamente come no, 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 no. Bisogna rispettare tutti, ma non bisogna mai avere paura. Almeno, questo è stato sempre il mio motto e quello che ho sempre cercato di infondere alle ragazze perché io l'ho se sempre incoraggiata facendogli capire che comunque eh, loro sono bravi, sono forti e non possono temere nessuno. Presidente, eh, dal punto di vista della, della formazione, anche se questa è una domanda che dovremmo girare a Fabio, ovviamente lei è il numero uno. Quindi probabilmente lo saprà, Valeria sarà in, in acqua? Penso di sì c'è Valeria, c'è Gabelli che sta risolvendo un, un problema alla spalla, tanto è vero non ha giocato nemmeno a Cagliari e fortunatamente abbiamo anche torto la Francesca che doveva fare un intervento l'ha rimandato, quindi dovremmo essere in formazione parte la Gabelli che provava questa sera dovremmo essere in formazione completa per affrontare Gifa Valerio. è importante però gara 1 cioè, o meglio, è fondamentale per il morale giocare che... giù e poi giocarsi la partita. Al limite, se si perde, cioè abbiamo una terza. qua quindi è fondamentale vincere la prima perché se si perde la prima, terza. Qui però, diciamo, prima lo ribadiamo con la cioè formazione, con che poi arriverà probabilmente con le problematiche che ci sono. però diciamo che poi non è, bisogna vendere cara la pelle. No? Quindi... Presidente, questa era l'ultima domanda. Noi la ringraziamo per la Niente, disponibilità. Grazie a voi. Per noi è stato ovviamente un, un, un piacere parlare e fare questo approfondimento con eh, non probabilmente, sicuramente con uno dei, dei più importanti elementi eh, della, della storia della Pananu Civita e Chiese. Per eh, ora è tutto, noi vi ringraziamo per la cortese e attenzione e ci vediamo alla prossima puntata con uno sport in provincia. Grazie. grazie. grazie.